Amici, amici appassionati di moto e di moto mondiale in particolare, eccoci di nuovo a Storie di MotoGP per il Gran Premio di Indianapolis. Quella di Indy è una pista molto particolare, ne parliamo assieme a Bruno Leoni. Bruno, buongiorno. Buongiorno, saluti a tutti. Bruno è un amico di Moto.it, ve lo ricordate nella puntata speciale dedicata a Casey Stoner, poi ha lavorato con Marquez, adesso lavora con Nicky Hayden nel team Martinez. Bruno, una grandissima esperienza di corse, dico bene? Diciamo così, sì, sono tanti anni che frequento questo mondo e diciamo che l'esperienza me la sono fatta. Quanti anni, Bruno, di Moto Mondiale o di corse in generale? In corsa in generale quest'anno sono 31. Ah, però. Sì, abbastanza. E di Moto Mondiale? Di Mondiale abbiamo cominciato insieme alla Ducati, quando la Ducati si è trasferita in MotoGP dalla Superbike, ho iniziato con loro, quindi diciamo dal 2003. Quindi dal 2003, esatto. Senti Bruno, parliamo un attimo della pista di Indianapolis. I dati ufficiali dicono che è lunga 4,2 km, 16 curve, 10 a sinistra e 6 a destra, 16 metri la larghezza e 872 metri il rettilineo. Che pista è dal punto di vista tecnico? Stop and go, diciamo che la pista secondo me è molto più adatta alla Honda che alla Yamaha. È una pista abbastanza tecnica perché comunque c'è dopo il ritiro, dopo la partenza, diciamo c'è una serie di curve a destra, ma la prima vera curva a destra è la 11 ed è la più impegnativa perché ci arrivi con la gomma a destra un po' più fredda del normale e quindi è quella che ti mette più in crisi. Ma è Anche, però cioè, sono tante curvine, stop and go che la Honda dove preferisce. Ecco, ma è dal punto di vista tecnico, per un capo tecnico, quali sono le difficoltà nella messa a punto? Bisogna fare tanti interventi elettronici, tagliare la potenza, com'è? Sì, c'è da lavorare sull'elettronica, però comunque tagliare adesso al giorno d'oggi tagli poco perché comunque tagli la potenza. L'erogazione, ma dopo la moto non va più, capito? Quindi devi fare un bel compromesso. Senti, E hai perciò detto. No, dicevi Bruno, hai detto pista Honda, quindi ti aspetti un Marquez di nuovo protagonista? secondo me sì, e anche Pedrosa, perché comunque anche Pedro negli ultimi anni, a parte gli ultimi due, ma è sempre andato forte anche lui in questa pista qui, perciò adesso lo vedo molto carico, si è rincuorato abbastanza dopo la gara di domenica e secondo me potrebbe fare una bella gara anche lui. Sì, al Sachsenring abbiamo visto la prima doppietta dell'anno Honda, primo Marquez, secondo Pedrosa. Ci sono stati test a Misano, abbiamo visto che la Honda è tornata a essere competitiva. Prova, tu non sei più dentro a quel team lì, ma secondo te cosa è successo dall'inizio dell'anno a oggi nel box di Marquez? Diciamo dall'inizio dell'anno, all'inizio dell'anno secondo me hanno peccato un po' Di come si dice, di presunzione. supremazia, sì, di presunzione, esatto, non mi veniva la parola. All'inizio, adesso stanno lavorando meglio, cioè stanno sbagliando un po' meno nelle messe a punto, stanno scegliendo la gomma giusta. Diciamo che nella moto in sé stesso secondo me non è cambiato tanto, cioè diciamo che l'ultima gara hanno corso con una gomma media e secondo me la Honda adesso come adesso i problemi grossi ce l'ha quando monta la gomma dura che deve montare l'extra dura di dietro Al posteriore. al posteriore, esatto, perché quando monta la media la moto si va bene, c'ha grip in frenata, c'ha grip in accelerazione, capito? E invece con la gomma extra hard fanno molta più fatica. E perciò anche la prossima gara non è una di quelle gare caldissime, secondo me ancora si difenderà molto bene. Senti Bruno, siamo partiti all'inizio dell'anno dove si scommetteva sul fatto che Marquez le potesse vincere tutte. Poi nelle prime 9 gare abbiamo visto cosa è successo, questi problemi che tu hai detto, tante cadute di Mark ha vinto 2 gare, ma adesso ne mancano 9 e deve recuperare 69 punti su Valentino Rossi. Secondo te può vincere il mondiale Marquez ancora? Ma secondo me, diciamo,
che lo potremmo dire veramente dopo Bornò. Dopo Bornò, dopo Misano, no, perché secondo me sono le piste un po' più ostiche, perché Bornò è una pista che Yamaha ha sempre fatto bene, e quindi sono che potrebbe fare ancora bene. Misano adesso ci stanno facendo i test, purtroppo Yamaha non c'è, però adesso diciamo che stanno provando prevalentemente la moto 2016 e non la 2015, perciò sì, certo. Però sono convinto che fa fatica per lei vincere il mondiale. Ok, vedi, invece io sono convinto che Marquez può ancora farcela, anche se questo Valentino obiettivamente è difficilissimo da battere, e poi c'è anche Lorenzo, perché insomma non corre contro uno ma contro due avversari, in effetti. Esatto, no, corre contro due avversari. Adesso Lorenzo, diciamo, domenica è andato un po' in barca, secondo me hanno sbagliato un po' la scelta dell'anteriore, però dopo sono punti di vista, ecco. Bruno, parliamo un attimo della Honda Open. Io sinceramente mi aspettavo qualcosa in più dalla moto, perché ricordiamolo che di fatto è la moto del 2014, però con l'elettronica Magneti Marelli. Tu come la vedi? Com'è la competitività reale di questa moto? Ma diciamo che sulla carta dovrebbe essere una 2014, ma secondo me è una moto ancora più vecchia. Ecco. Hai capito? Sì, un telaio è un 2014, però comunque il motore e le cose secondo me sono ancora prima. E, però se tu guardi anche i risultati degli altri factory, a parte diciamo i più ufficiali, non è che si stanno difendendo benissimo. Tutti quanti hanno dei grossi problemi con queste moto, perciò non so, fanno dei gran tempi magari in prova, proprio in gara si perdono tutti quanti se stai valutando, stai guardando i risultati. Sì. Grazio doveva essere la moto rivoluzione, il pilota rivoluzionario di quest'anno, invece sta deludendo. Ancora, esatto, un buco nell'acqua. Redding dovrebbe essere anche lui. Anche peggio. E invece non sta facendo niente neanche lui. Perciò cioè, noi purtroppo siamo ancora messi peggio di questi qua, e quindi il pilota in più secondo me non sta aiutando più di tanto, perché secondo me Nicky ormai è arrivato è arrivato alla pace dei sensi, la verità. Capito? Anche con tutto il bene che gli voglio, però cioè, lui ce la mette tutta, però arrivi a quei punti che la voglia ne hai tanta, però il polso destro non è più collegato al cervello, capito? Non sono più in sembianza, cioè se il cervello ti dice di dare il gas, anche il polso destro deve darti il gas, secondo me adesso sono scollegati. Ho capito. Bene, hai chiarito perfettamente la situazione. Bruno, Storie di MotoGP finisce qui, ti ringrazio per aver partecipato alla mia trasmissione e ci vediamo, mi sono incastrato, ci vediamo per la prossima puntata Gran Premio della Repubblica Ceca. Ciao Bruno! Ti ringrazio, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Carlo Luzzi al telefono addirittura dalla Malesia. Ciao Carlo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Carlo Luzzi, ingegnere, 45 anni, telemetrico, anche se non è la dicitura giusta, ma ormai è diffusa questa, telemetrico di Marc Marquez, prima di Casey Stoner, insomma uno che con i computer sa fare qualsiasi cosa, giusto Carlo? O quasi? Diciamo, se è attaccato una moto, sì. Esatto.